Mi è successa una cosa veramente assurda. Tra le varie partite che abbiamo fatto, ce ne sta una, non l'ultima che abbiamo fatto, la penultima. Non notate niente di particolare, ragazzi. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Come potete vedere, oggi siamo in una situazione un po' particolare, perché ci sono queste coppe che chi è in live come in questo momento vede, ma voi vedrete tutte sfocate. Per tutto il video non capirete quante coppe ho, perché ovviamente voglio farvi vedere poi la settimana solo Bonnie, che sta andando in una maniera senza senso. Ma fatto sta che mi è successa una cosa veramente assurda. Tra le varie partite che abbiamo fatto, qua sarà una bellezza in editing tagliare tutte quante le coppe. E beh, ce ne sta una, non l'ultima che abbiamo fatto, la penultima. Non notate niente di particolare, ragazzi. TTM Maru, TTM Mauri, TTM Joker. Questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Tutti e tre battuti, signori. Ovviamente noi eravamo in super push, in super tryhard, e loro avevano fatto una partita così, tanto per chillare. Però una partita molto particolare, perché oltretutto loro so che in questi giorni sono al bootcamp assieme, ragazzi, che insomma hanno anche da giocare delle partite importanti. Quindi boh, magari saranno fatte una partita un po' più nel chill, così in ladder. E mi hanno beccato a me. Non so se è stato uno snipe, ragazzi, ma vado a commentare adesso con voi la partita e sarete voi a giudicare. Vi ricordo come sempre, prima di cominciare, il codice FR, il pollice in su, l'iscrizione al canale, tre cose importantissime. Non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Ok, vediamo un po' sto match come è andato. Io non sapevo che erano loro fino alla fine, quindi ho giocato super tranquillo. Ovviamente con la mia carissima Bonnie. Giocavamo con questo ragazzo che si chiama Tim, veramente molto forte, veramente molto forte. SKS contro il buon Mauri, tra l'altro. E sono arrivato al momento giusto, ho tirato l'ultima cannonata giusta giusta per far andare giù Mauri. Vabbè, qua Joker si è posizionato bene, non l'ho killato. Qua Maru ha cercato di farmi con la ulti, per fortuna avevo ancora un po' di vita, sennò mi distruggeva. Ci ha pensato Mauri a killarmi. Ok, adesso a rivederla mi fa anche strano, sinceramente. Allora, da qui, bello lo stun di SKS, che tra l'altro era anche basso. Qua faccio un bel jump su Maru, lo spiano giustamente perché ero super counter. Questa, ragazzi, da rivedere, è una raffica semplice di Rico, perfetta, mi ha preso completamente. Ha sfruttato solamente quel muretto singolo, ecco, lo stavo rifacendo. Però guardate che roba, ragazzi, cioè, si è mosso veramente, veramente bene. E ha fatto una bella rafficona anche qua. E deve essere un brawler che gli piace particolarmente, Rico, al buon Joker. Infatti spero di poterci fare qualche partitella con lui. E qua arriva un'altra kill da parte di SKS, ma giustamente il Mauri l'ha schiacciato. Si vede, raga, che sono scomposti, che non stanno giocando seriamente, eh. Però intanto noi lì zitti zitti non sapevamo niente. Loro non hanno spinnato, non hanno fatto nulla, quindi che fosse proprio uno snipe sembrava anche un po' strana come cosa, ecco. Niente, come potete vedere qua la situazione è molto di stallo, anche perché tra poco vedrete che comunque ce la siamo vista veramente male. Qua jumpo in maniera molto molto ignorante, non riesco a killare Maru, guardate con quanto mi è rimasto. Ok, tiriamo giù Mauri, ma anche noi siamo rimasti solamente in due. Proviamo a risalire, qua arriva un'altra ulti cattivissima, qua riesco a schivare un po' di colpi proprio per grazia divina. Butto la palla un po' più a sinistra, ma serviva ben poco. Sono in una posizione veramente scomoda perché non ho gittata. E infatti sarò costretto a ritrasformarmi in forma normale. Ok, perfetto. Faccio qualche hit, ma vedo che rischio veramente tanto. Ecco, infatti ritorno normale. Qua provo a gestirmi, loro sono molto schiacciati. Team 4 trova uno spazio senza senso e la infila in mezzo a tutte e tre. Niente, ragazzi, ho censurato di nuovo le coppe, portate pazienza. Però qui, come potete vedere, c'è stata la reazione. Ovviamente solo chi era in live potrà vedere, cioè potrà rivedere o potrà aver visto questa cosa. Niente, qualcosa di assurdo, video storico. Per l'occasione ci tenevo a farlo sapere a tutto quanto il team. Ovviamente ho messo la maglietta totem, assolutamente. Assolutamente. Dopo questa cosa sicuramente mi diranno: Ferre, basta, fuori dal team. Però dai, no, è una soddisfazione. A parte gli scherzi, cioè, anche batterli così per caso. A me è successo anche di battere Ghiglie. Una volta stava sicuramente trollando, stava sicuramente cazzeggiando. Però ragazzi, è una soddisfazione battere dei player di questo calibro, veramente assurdo. Quindi insomma, sono super contento. Spero che lo siano anche loro. Gli mando un bacione, un salutone a loro, a tutto l'org. Vedremo oltretutto questo team un po' rielaborato, che risulta ti farà nei prossimi giorni. Ci saranno tra l'altro le qualificazioni della BSC,
ok, tutto bello, però adesso ho mostrato di aver battuto quello che è il nuovo team Totem. Non sarà mica che non è tanto forte. Beh, ho deciso di aggiungere in questo video quella che è stata la loro qualificazione alla prossima Brawl Stars Championship. Ed è stata pazzesca. È l'ennesimo risultato che va ad aggiungersi a una serie di risultati importanti che hanno fatto in diverse altre competizioni, primi posti, win contro team fortissimi, ma questa volta si sono veramente superati. Chi mi ha seguito in streaming, e anzi vi invito ad andare a recuperare la streaming, avrà sicuramente visto una qualificazione senza senso, folle. All'inizio sembrava già tutto scritto, ci sono state le classiche partite all'inizio con i team free agent, il delirio. Durante i vari round i Totem avrebbero dovuto incontrare non uno ma ben due team molto forti. Purtroppo durante le qualificazioni può capitare di incontrarsi non solo con un team forte ma anche con due, è una roba che è successa anche altre volte. La prima partita è stata contro i Navi, che state vedendo adesso in sottofondo. Vi ricordo che i Navi sono comunque attualmente i vice campioni mondiali di Brawl Stars. Adesso fanno parte, come abbiamo già parlato in video precedenti, della sezione europea, perché quella russa è stata chiusa, e i ragazzi sono riusciti a portarsi a casa una bellissima win. In particolar modo mi ha colpito il Carl, che non è un brawler troppo competitivo in realtà in questo momento, che è stato piccato e utilizzato molto bene nella modalità KO nella mappa Bell's Rock, credo che si chiami così. Nella seconda partita, nonché la finalissima, la partita per la qualificazione diretta al primo giorno, che è già avvenuta appunto ieri per voi che state guardando questo video, sono finiti contro niente proprio di meno che il team Cheso, al momento attuale secondo team più forte sulla classifica europea. E indovinate un po', hanno vinto con un bellissimo Buzz utilizzato in canal grande. Io quando vedo i fisici in queste mappe, comunque abbastanza da long, rimango sempre estasiato perché io non li so assolutamente utilizzare, vabbè. Diciamo che Buzz comunque è un dasher, può fare molta distanza rapidamente. Ma l'apoteosi si è raggiunta poi con uno Stu che aveva uno svantaggio di gittata senza senso in Ring of Fire, dove però è riuscito a schivare qualsiasi cosa e fare dei recuperi. Tra l'altro nella prima partita erano sotto del 50%. Vabbè, insomma, ho voluto mostrarvi un pochettino le due facce della medaglia. Da una parte io ho avuto la fortuna, e credo che non mi capiterà mai, di beccarli, di batterli, e bisognava farci assolutamente un video perché tipo in live in quel momento siamo impazziti, perché sicuramente in quel momento non stavano trollando ma non erano concentrati e seri come in una partita competitiva. Ma appunto ho voluto mostrarvi anche appunto l'altro lato, cioè i risultati che stanno ottenendo, e questo in particolar modo volevo portarvelo sul canale come super sintesi, ancora più sintetico quello che porto in genere, anche perché ragazzi stavolta fare una sintesi è veramente impossibile. Cioè andatevi a vedere la streaming se volete, perché già dal round 2 sono successe cose caso assurde, team favoriti che perdono, team favoriti che vengono squalificati, cose senza senso. Infatti la prossima finale mensile avrà delle chicchette, ma di questo sempre ne parleremo in stream, perché è lì che tocchiamo veramente la parte più competitiva di Brawl. Quindi che dire, io vi ringrazio per la visione, vi mando un salutone e ci becchiamo alla prossima. Ciao belli!